ogni anno la festa aumenta, nel senso che aggiungiamo un pezzo, no? Prima iniziava il venerdì, adesso l'anno scorso è iniziata il giovedì sera, quest'anno inizia il giovedì pomeriggio, perché ci sono sempre richieste di nuove feste, di nuovi appuntamenti. Ogni anno c'è sempre più gente, questo ci dà la dimensione di come la Lega stia crescendo in Piemonte. Allora per noi il risultato delle elezioni regionali, dove abbiamo raggiunto un risultato storico, e cioè conquistare e avere un governatore leghista in Piemonte, è di una persona che sta arrivando tra poco, Umberto Bossi, che ha creduto in un progetto e anche creduto in una classe dirigente che via via negli anni si formava. Ecco, se abbiamo raggiunto questo risultato storico, il risultato per noi non è il punto di arrivo, ma semmai il punto di partenza per rafforzare ancora di più la presenza e la forza della Lega sul territorio, in Piemonte, come in Lombardia, come in Veneto. Noi in Piemonte vogliamo essere veramente il movimento di riferimento della gente. Non c'è destra, non c'è sinistra, c'è la Lega che è un grande movimento popolare. E dico qui dal Monviso che noi in breve tempo avremo una sede in tutti i 1206 comuni del Piemonte. Questa è la nostra sfida. E questo vediamo come la Lega possa raggiungere questo risultato e lanciare questa sfida ambiziosa, perché la Lega è il popolo. Vedete la differenza? Qualche giorno fa, lo ricordava molto bene Calderoli, c'è stata questa festa del PD che forse è ancora in corso, anzi è ancora in corso, e questa festa è caratterizzata da due cose, si è caratterizzata per due cose: per i grandi costi, e cioè era un grande salotto, no? Una, anche esteticamente sembrava un po' un palazzo di Fuxas, tutto molto lussuoso, molto costoso. Invece le nostre feste, la nostra festa di Torino, era una festa di popolo. Capite la differenza tra il palazzo e il popolo? E poi oggi noi festeggiamo un risultato che non ci possono toccare. Cercano di toccarcelo, ma per fare una cosa del genere ci vuole un coraggio, e il coraggio di mettersi contro milioni di piemontesi, e un coraggio che porterebbe ad una vera e propria ribellione della gente che ha votato in un determinato modo e dice: ma come? Questo voto non vale niente, non è possibile che il voto di milioni di persone non valga niente, anche perché c'è la legge che stabilisce come si vota e quando valgono i voti. E allora io ho le spalle larghe e so che non potrà che finire così, e cioè che la legge venga rispettata, perché la legge è uguale per tutti e la legge è uguale anche per i giudici, e anche i giudici sono soggetti alla legge, e la legge stabilisce, come voi sapete, che quando uno vota una qualsiasi lista automaticamente dà due voti, uno alla lista e un altro voto al presidente della regione. Non c'è il minimo dubbio. Addirittura, guardate, quando uno pasticcia sulla scheda e vota contemporaneamente due liste, la legge dice che il voto per il presidente della regione è sacro, perché chi vuole votare un altro presidente
può farlo, ma deve dare il voto disgiunto. Infatti a nostro favore abbiamo preso anche tanti voti disgiunti che hanno ribaltato un certo risultato anche delle liste, perché la gente ha fatto una scelta, e cioè ha detto che la Bresso doveva andare a casa perché ha governato male. E oggi, dicevo, prendiamo l'acqua dalle sorgenti del Po e poi quest'acqua la verseremo a Venezia, attraverseremo il Piemonte, la Lombardia, il Veneto. Piemonte, Lombardia e Veneto governate dalla Lega. Questa è la Padania, questa è la Padania. E in Lombardia c'è un vice governatore, ma oggi c'è qui Giancarlo Giorgetti. Lui si nasconde un po' sempre perché non vuole mai apparire. No, non è vero, che oltretutto dicono le signore, ne parlano anche bene sotto l'aspetto estetico. Quindi, comunque, c'è qui Giancarlo Giorgetti, io vorrei salutarlo con un applauso, perché lui è una delle migliori menti. E allora sanno che la nostra forza, ogni tanto dicono, ma è possibile che solo la Lega ha l'onestà e solo la Lega ha questa forza? Allora proviamo a rompere le scatole, ma non ce la faranno mai, non ce la faranno mai, perché questi sono i valori che Umberto Bossi ci ha insegnato. Allora facciamo un applauso a Giancarlo, perché la sua presenza oggi vuol dire anche fratellanza tra Lombardia e Piemonte, tra Piemonte e Lombardia, tra Piemonte e Veneto, perché poi andremo a Venezia domenica. E vorrei anche dirvi questo, che stiamo per tirare fuori questo federalismo che hanno nascosto sottoterra dopo anni e anni di Stato centralista che parte da lontano, no? Da quando lo Stato centralista ha cominciato ad operare, noi abbiamo avuto soltanto cose negative per noi al nord, ma anche per quanto riguarda il sud. E allora questo federalismo bisogna tirarlo fuori, e per tirarlo fuori a me viene in mente questo, che ci vuole una tenaglia, proprio la stessa tenaglia che serve per rompere le catene che cingono il nord a Roma, la Roma ladrona intesa come la Roma dello Stato centralista. E questa tenaglia è formata da due pezzi di ferro. Un pezzo di ferro sta nell'azione che porta avanti il nostro ministro Bossi e il nostro ministro Calderoli, che prima ha parlato, che è molto importante, ha fatto tantissimo, tantissimo per le riforme e glielo riconoscono tutti. L'altro pezzo di ferro è invece qui sul fronte delle regioni, perché poi per tirare fuori il federalismo c'è bisogno che le regioni siano governate dalla Lega e che lo attuino il federalismo e che difendano gli interessi del territorio. E in mezzo c'è un perno straordinario, e questo perno chi è? E lo sapete chi è? Questo, il perno di tutto, è Umberto Bossi. Bossi, che sta arrivando. Bossi che ha visto lontano prima di tutti. Dicevano che era matto, però Bossi per primo ha tirato fuori il federalismo come un'oggettiva necessità. Oggi questo federalismo si sta realizzando, perché il Parlamento ha approvato la legge delega in poco tempo e il governo sta andando avanti con i decreti attuativi. E il decreto attuativo per noi più importante è quello che arriverà sulla
fiscalità regionale, perché questo decreto darà alle regioni una autonomia impositiva. E allora io, quando devo fare il presidente della regione insieme agli altri componenti della giunta, che cosa devo fare? Devo cercare di fare le riforme qui. Per esempio, stiamo facendo una riforma importante, che è la riforma del lavoro, perché noi abbiamo deciso di puntare tutto su una nuova strategia, di puntare molto su una nuova strategia, che è quella della localizzazione. La sinistra per anni ci ha insegnato il modello della delocalizzazione. Tanto per fare un esempio, ma ve lo ricordate tutti, Prodi ci ha sempre detto che la Cina era un'opportunità e ci ha detto che noi eravamo retrogradi perché non credevamo in questo. Io vi chiedo, per chi è stata un'opportunità? Forse per lui, forse per qualcuno che ha fatto determinati affari. Non certo è stata un'opportunità per i nostri lavoratori che hanno perso i posti nelle aziende manifatturiere. Perché sono stati... Le nostre aziende sono state danneggiate, piegate dalla concorrenza sleale, senza regole, che arrivava dalla Cina. Allora noi dobbiamo dire no alla delocalizzazione come scelta politica e dire invece sì alla localizzazione, e cioè al fatto che le aziende ritornino qui sul territorio, investano e assumano nuovi lavoratori. Allora per fare questo, noi abbiamo con Massimo Giordano varato un piano straordinario per il lavoro e per l'occupazione, e cioè abbiamo messo tutte le risorse disponibili, le poche che ci ha lasciato la Bresso, ci ha lasciato un grande buco, un buco di bilancio. Pensate che il bilancio della Regione Piemonte, quando siamo arrivati noi, non era neanche stato approvato. Io non credevo ai miei occhi. E abbiamo dovuto addirittura lavorare senza l'esercizio provvisorio, perché il Consiglio regionale si è insediato soltanto il 3 di maggio, capite? Senza bilancio e con tantissime difficoltà, e in più con certe spese che sono sotto gli occhi di tutti. Per esempio, eccolo qui Giancarlo, adesso ti do subito la parola, vieni, vieni. Allora, questo bilancio della regione, che non c'era questo buco, con spese folli, tipo quella della parcella pagata per il Palazzo della Regione. Io mi sono arrabbiato. Ma perché? Ma perché io non ho mai visto una parcella già pagata da 22,5 milioni di euro. Una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allora abbiamo varato questo piano per il lavoro e per l'occupazione, abbiamo messo tutte le risorse lì, ma noi potremo fare molto di più quando avremo il federalismo fiscale, perché potremo fare una politica fiscale nuova, e cioè potremo dire alle aziende che vengono in Piemonte che non pagheranno certe tasse se si impegneranno ad assumere nuovi lavoratori. Questo è il federalismo, e questa è la Padania che nascerà, ed è la Padania dove noi rilanceremo finalmente il nostro territorio, puntando su quei valori forti che sono i nostri valori, e per esempio il valore del lavoro.